Ciao a tutti, benvenuti in questo secondo video del canale e con grandissima gioia vi posso dire che è arrivato il mio pacco di Shein. Ecco, allora dovete sapere che c'è una grande storia dietro questo pacco di Shein che è qui. Un bel paccone in realtà. Perché praticamente l'ho aspettato all'incirca per un mese, cosa che non mi era mai successa visto che comunque io ho sempre fatto un sacco di ordini su Shein. Sono sempre andati molto bene, una, 2 settimane così anche in tempo di lockdown. Vabbè. Comunque niente, l'ho aspettato giorni e giorni, non si muoveva più dai Paesi Bassi, non si è mosso dai Paesi Bassi per circa 2 settimane e basta. Comunque adesso è arrivato finalmente, posso farvi vedere tutte le cose che ho comprato. Quindi questo sarà un haul try on Shein e niente. Non vedo l'ora di vedere cosa c'è in questo paccone. Partiamo dalla prima cosa. Apriamo. Quanto è morbido! Ovviamente io mi ricordo tutto quello che ho ordinato, quindi so già cosa c'è, però non so mai cosa poi mi arriverà in realtà, perché ogni tanto, no, hanno dei materiali un po' discutibili. Comunque niente, questa è una giacchetta e bianca. In video sembra un po' più bianca, proprio bianca latte. In realtà è un po' più crema, diciamo. Ho preso una M, che la volevo comunque non aderente, e mi sembra fatta molto bene. Cioè, qua c'è qualche filo che si può anche togliere. Però mi sembra fatta molto bene, i bottoni sono fatti così. Non so se si vede però. E niente, mi sembra molto molto morbida, calda il giusto, però in realtà immaginavo perché insomma l'ho pagata poco, quindi era impossibile che fosse super mega imbottita. Però mi sembra fatta molto bene, molto bella. Molto molto bella, qualche filo in qua e là, però super soddisfatta. Ecco qua la giacchetta bianca. Come dicevamo già prima, molto simile a quella a quadretti che poi vi farò vedere. Molto bella, fitta molto bene. Oversize come la volevo io. Se la volete più stretta delle due, prendete una taglia in meno, questa è una M. Io di solito su Shein più o meno porto una S, ma direi che questa fitta molto molto bene. Che ne dite? Un po' aperta, un po' chiusa. No, poi molto calda. Siamo al prossimo. Allora, qui vedo una cosa che non vedo l'ora, non vedo l'ora. Spacchettiamo. Allora, questa è gigante, quindi farò un po', beh, un po' spelacchiata, cioè, deve essere un po' pettinata. Comunque, questa è una vestaglia rosa, pelosa, per l'inverno l'ho pensato, perché dovete sapere che io sono una persona molto freddolosa. In casa io ho sempre coperte, tipo sempre arrotolate, tipo baco da seta. E ho detto quest'anno andiamo in casa un po' più fashion. E quindi mi sono presa la vestaglia, che ha anche la cintura. Allora, il materiale mi sembra molto buono, tiene caldo secondo me per stare in casa ovviamente. E è molto lunga, arriva praticamente alle caviglie, poi comunque vi farò vedere, almeno dalla foto, dal vivo è sempre una sorpresa. E niente, molto bello, molto morbido, sono molto contenta. Ecco qui la vestaglia per casa, non potete capire quanto è morbida e quanto è calda. Cioè proprio mi immagino nelle giornate invernali. Tracchete, così, che stile. Beh, insomma, sembra un po' un accappatoio, però per stare in casa d'inverno è perfetta.
perfetta, mi piace tantissimo, larga, comoda. Vi faccio vedere, arriva fino alle caviglie praticamente, ma è molto carina, mi piace moltissimo, super morbida. Ho messo anche la cintura, ma volendo può anche non, potete anche non metterla, però sì, se la volete chiudere, cintura perfetta, molto molto bella, molto molto morbida e caldissima, perfetta per le giornate invernali sul divano con una bella tisana. Prossimo pezzo, qua sono molto curiosa, molto molto curiosa, da fuori già intravedo che cos'è. Oh, anche qui una bella giacchetta, tracchete, cioè in realtà è identica a quella bianca, dal sito sembrava un'altra cosa, cioè sembrano molto diverse come, anche come texture, no? Questa me l'aspettavo più lana cotta tipo, e questo com'è. Si è poi dimostrato dal pacco, ma mi aspettavo un po' più lana cotta, ma comunque molto bella. È proprio classico pelo Shein, molto morbido, non tiene caldo. Oddio, questa forse tiene un po' più caldo dell'altra, perché l'altra mi sembra un po' più leggera. Sì, non da inverno, però insomma dalle serate autunnali secondo me ci può stare. Sempre ovviamente in base a quanto uno regge il freddo. Il caldo ha i bottoni, a differenza di quello bianco, con l'asola che si mette dentro il bottone. Quello là invece era clip. Molto bello, mi piace, come dalla foto, come dal sito. Bello, bello. Ecco questa bella giacchetta. Come potete vedere, abbastanza oversize. Chiusa fa questo effetto qui, ha la manica abbastanza lunga, ma mi piace molto come sta. Viene un po' aperta, così, un po' invernale, tiene un sacco caldo. Molto approvata, molto approvata. Moltissimo, sono molto contenta. Oh, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di provare tutto. Allora, qua abbiamo dei bellissimi jeans. Sono andata un po' sul pazzo a questo giro per i jeans. E abbiamo questi bellissimi jeans a vita alta, con la gamba molto larga, che sono metà rosa e metà viola. Tessuto mi sembra ottimo, non li ho neanche pagati tanto, infatti mi aspettavo fossero super leggeri. In realtà non sono così leggeri come pensavo, cioè non sono jeans pesante, sono morbidi, però mi sembrano di buona qualità. Ecco il pantalone rosa e viola. Comunque la gamba è abbastanza larga. La taglia direi che ci siamo. Mi piace tantissimo, veste perfettamente, non fa difetto da nessuna parte, comunque è abbastanza aderente qua sulle cosce, poi vabbè, dipende che tipo di fisico avete, io comunque ho le cosce abbastanza abbondanti, quindi chiaramente non mi starà mai niente super largo nelle cosce, quindi comunque qui è abbastanza aderente, ma nella da metà coscia in giù è abbastanza largo, insomma, scende proprio a campana. Così. Che ne pensate? Anche di questo ho preso una S e direi top, bellissimo. Sono molto comodi, tessuto ottimo, sia per l'autunno, ma anche per l'inverno, volendo magari con una pantacalza sotto. E qua abbiamo questo bel maglioncino, marroncino anche questo, o questo mi sembra di un materiale veramente caldo, super invernale, cioè io l'avevo preso per l'autunno perché ho detto figurati se mi arriva il maglione pesante per l'inverno, e invece questa sembra se proprio lana, cioè non sarà mai lana, ma ha proprio
la texture da lana, mi piace molto, croppato. Di tutti ho preso dei maglioncini, delle giacche, ho preso M, delle magliette S, forse questo anche ho preso S. Non c'è scritto, non ce lo vogliono far sapere, comunque molto bello. Ecco il maglioncino. Allora, mi piace molto perché è, come dicevo, fatto super bene, sembra quasi lana, mi piace un sacco. Me lo aspettavo un pelino più lungo perché, cioè, arriva, cioè, volevo che arrivasse tipo fino a qua, no? Però molto carino, molto comodo, morbidissimo. Speriamo che anche con i lavaggi rimanga così morbido. Le maniche sono un po' larghe, le speravo un po' più aderenti comunque, no? Però vi dico, per l'inverno ci sta un sacco, sono super contenta, molto bello. Anche di questo ho preso un S. Ditemi cosa ne pensate. Il colore mi piace molto, con questa luce sembra un po' grigio, ma in realtà è di un marroncino carinissimo. E basta, sono molto contenta. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Ma che cos'è? No, questo non me lo ricordavo. Questo è un vestito. Sì, da così non è che renda più di tanto, però dalla foto sembrava molto molto figo. Me l'aspettavo un po' più spesso, perché se vedete, sì, vedete. Insomma, è un po' trasparente, cioè se uno si mette una mutanda nera sotto un reggiseno, ho paura che faccia un po' vedo non vedo, che insomma non è il massimo, soprattutto perché io pensavo di metterlo nella stagione invernale, autunnale, quindi cioè, se fa un po' fresco questo geli, il gelo. E niente, vabbè, lo proviamo. Altro vestito. Come dicevo già prima, è abbastanza trasparente, cioè in video non si vede, ma comunque un po' il reggiseno traspare. Cioè, se c'è qualcosa che deve fare difetto lo fa, perché è super sottile, quindi comunque, cioè, mostra tutte le forme del corpo, diciamo. È abbastanza corto perché comunque arriva molto sopra il ginocchio, però il tessuto mi piace, è morbido, confortevole, alla fine è anche abbastanza caldo perché è un tessuto che comunque è adatto all'inverno, si sente. Non è leggerissimo, cioè quindi con una giacca sopra va bene anche in inverno, magari con una calza sotto. E basta, mi piace tantissimo. Queste maniche un po' a sbuffo sono come nella foto, sono molto belle. E basta. Ditemi cosa ne pensate, a me piace tantissimo. È super confortevole anche questo, anche se è sicuramente più aderente e mostra di più le forme, ma non mi dispiace. Però neanche troppo trasparente. Pensavo peggio. Prossimo capo. Questo io mi sono innamorata subito. Dovete sapere che negli ultimi anni io di colori proprio pazza. Pazza. Mi sono avvicinata molto ai colori, prima ero sempre sul nero, grigio, così. Adesso mi sono avvicinata un sacco ai colori. E anche questo, come i pantaloni rosa pazzi, è abbastanza pazzo. Ed è questo maglioncino bianco e azzurro con questa texture qua dei disegni, boh, non so, sembrano un po' delle stelline strane. E anche questo tessuto top, ragazzi, ma tessuto top. Sembra, cioè, sembra proprio di qualità, capito? Cioè, e comunque ho pagato tutto pochissimo. Poi magari vi lascio giù nell'info box tutti i link delle cose che ho comprato, così potete andare a vedere. E ha il colletto, così, sempre croppato, manica lunga, molto carino. Ecco qui, questo mi piace tantissimo, cioè è favoloso, bellissimo. Il tessuto è super morbido, aderente come lo volevo io, ma non troppo comunque.
E molto molto bello, non c'è niente da dire, maniche perfette, lunghezza perfetta, mi piace molto questo bavero e comunque il tessuto è bellissimo, ragazzi, vorrei farvelo sentire, ma è veramente di qualità, cosa che a volte da Shein purtroppo non si riesce ad ottenere. Sono rimasta sconvolta, bellissimo, lo userò un sacco, sia d'autunno che d'inverno, mi piace tantissimo e è un colore che davvero mi piace un sacco. Sono molto contenta. Bello, bello, bello. Molto bene, vediamo. Questo è un vestito che voglio vedere. Bellissimo, bellissimo. Un po' stropicciato, ma bellissimo. È una camiciona che si stringe qua sotto al seno. E niente, è un vestito molto carino, di questo ho preso S. Bello bello, abbastanza corto, la qualità mi sembra buona, non è troppo sottile, non è trasparente, quindi sono contenta. Ecco l'altro vestito, quello fatto di camicia, molto carino, mi piace un sacco questa cosa che, vedete, è stretto in vita. Quindi accento abbastanza le forme, secondo me con il mio fisico sta molto bene. Poi ho tirato sulle maniche perché giù non mi fanno impazzire, cioè ve ne faccio vedere una, ma vedete, fanno un po' largone, cioè comunque con un vestitino carino, con la manicona così non mi piace, preferisco questa parte con la manica arrotolata. E basta, mi piace davvero un sacco. Comunque si può allacciare fino a su, ma lo preferisco. Beh, in realtà è carino anche così, no? Io lo preferisco un po' più scollato così. E comunque qua adesso ci sono un sacco di queste cinture che vanno. E secondo me starebbe benissimo anche con questa. Se faccio un respiro troppo forte, qua non so se vedete, ma si allarga un po'. Ma comunque va bene, lo volevo abbastanza aderente qua, soprattutto nella vita. Eccoci arrivati alla fine di questo video. Ho deciso di dividere questo video in due parti, come si può capire. E la prossima, non temete, uscirà domani. Comunque, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un like e mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati con i nuovi video che pubblicherò. E niente, quindi iscrivetevi e alla prossima, a domani. Ciao!